Siamo soliti dire che i classici sono a fondamento della nostra cultura europea, a fondamento per il pensiero politico, pensiamo alla polis greca, fondamento del diritto, pensiamo al grande diritto di Roma. Sono a fondamento anche del pensiero scientifico, la grande scoperta della scienza presocratica dell'atomo. Sono a fondamento anche per il pensiero plurale, perché la classicità e la civiltà non del libro, ma dei libri, sono fondamento della nostra lingua, perché quando noi parliamo di cosmo, di uomo, di ragione, di anima, e parliamo greco, parliamo latino. Ma per un altro verso sono anche, nel segno della differenza, sono anche antagonisti al nostro presente, sono lontani, sono esotici e per questo ci interessano. Ma c'è altro. I classici ci interessano per un altro motivo, perché ci pongono le domande giuste. Ci pongono le domande penultime. Quali sono queste domande penultime? Sono le domande sul tempo e la sua relazione con la morte. Sono le domande su chi è l'uomo, la domanda agostiniana, tu qui sei, tu chi sei, quindi conosce se stessi. La domanda sul Dio esteriore al di fuori di noi o sul Dio interiore, il demone. La domanda sul limite. E come si rapportano queste domande con la scienza e con la politica? Ecco, questo libro, Segui il demone, quattro precetti più uno, si occupa di queste domande, ma si occupa non solo della genesi storica di queste domande e della loro ricostruzione comparativa nelle letterature classiche o nelle letterature moderne. Va oltre e cerca di incrociare queste domande con le domande degli uomini del nostro giorno e quindi di mettere proprio a contatto, in colloquio, i grandi del passato, Eschilo, Sofocle, Platone, Agostino, Cicerone, Seneca, con gli uomini di oggi, con le domande di questi classici quali non consolano ma interrogano, e in particolare anche con i giovani dei nostri oggi, i quali sono attratti da queste domande, se le pongono anche loro, spesso negli stessi termini. E perché sono attratti? Perché i classici sono competenti in umanità, perché hanno ansia di verità, quell'umanità e quella verità che i nostri ragazzi ci chiedono.